Allora, sicuramente appunto le battaglie che porteremo avanti sono quelle sull'acqua pubblica e sul rifiuto, come già detto molte volte, però poi dopo saranno anche tutte quelle che saranno relative al territorio. Noi ci candidiamo nel territorio di residenza proprio perché vogliamo essere portavoce. È un elemento molto importante questo qua, e quindi quello che faremo è raccogliere le istanze dei cittadini stessi, nel mio caso specifico di Arezzo, ma anche guardando alla Toscana, mi chiederanno come maggiore importanza. Quindi l'importanza delle imprese, per esempio nella regione toscana, che in qualche modo stanno subendo, come nel resto di tutta Italia, in questo momento stanno subendo delle problematiche per quanto riguarda appunto la possibilità magari anche di creare dei nuovi posti di lavoro. Il turismo è un altro elemento importante sul quale faremo battaglia, e i processi per quello che riguarda le mie competenze di migrazione, e quindi in qualche modo di cooperazione nazionale tra regione e Stato, ma anche internazionale, saranno alcune delle battaglie che porterò in Parlamento. Allora, il mio impegno politico attivo è iniziato in tarda età. Io ho iniziato a 50 anni. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle, secondo me, è l'unica forza politica credibile. Perché nel Movimento io ho ritrovato il senso più alto della partecipazione. Il Movimento è fatto di persone comuni, che però dedicano il loro tempo, il loro impegno, le loro competenze, le loro abilità per un progetto comune. È l'unica forza credibile del Paese. È una forza che non è contaminata da interessi nell'alta finanza e nei gruppi di potere. Quindi questo è il motivo per cui io ho deciso di impegnarmi attivamente nel Movimento. E devo dire che ho scoperto delle persone straordinarie, di tutti i livelli sociali, di tutte le estrazioni sociali, che hanno deciso di fare qualcosa per il loro paese, e io ci voglio essere.